Dopo il colpo subito sabato alla caviglia, riuscirei a recuperare per il derby? Sì, direi di sì, perché comunque sto lavorando già da ieri, ho iniziato prima a fare terapia e tutto, quindi direi che sono sulla strada giusta. Il Modena in versione casalinga non ha mai tradito, riuscirà anche con il Carpi? Ma guarda, speriamo di riprenderci un po' da una prova che non è stata delle migliori a Juve Stabia, a Castellammare, perché comunque ci tenevamo a far bene, purtroppo si è riusciti a portare a casa solo un punto, quindi c'è tanta voglia di riprenderci un po' e di far bene contro il Carpi. Cosa temi di più del Carpi, che tra l'altro fuori casa ha già vinto 3 volte? Ma il Carpi direi che sono una buona squadra, quindi dobbiamo temere un po' tutti, però noi dobbiamo guardare noi stessi e cercare di fare la nostra prestazione senza badare che abbiamo davanti. Un derby, Simone, che ha un sapore particolare, lo si vede anche da quello che sta accadendo con le limitazioni ai tifosi. Ma sì, un sapore particolare, però io credo che ogni partita sia una partita a sé, quindi non dobbiamo vadare a pensare che sia un derby, ogni partita è uguale all'altra. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, di cercare di dare il massimo e portare a casa i 3 punti. Di solito è un bombardamento quello che i giocatori del Carpi effettuano verso la porta avversaria, anche se con poca precisione, quindi c'è una buona fase offensiva, specialmente in casa ma anche fuori. Ma sai, noi poi abbiamo un'ottima fase offensiva anche noi, quindi l'abbiamo sempre dimostrato, in casa soprattutto e fuori facciamo un po' più fatica, però abbiamo la fortuna di giocare in casa, quindi cerchiamo di ripetere un po' tutte le prove che abbiamo fatto in casa, perché stiamo andando veramente forte e prima o poi speriamo di poterle fare anche fuori. Senti, è diventata un po' una sindrome quella di giocare così così lontano dal Braglia? Ma direi che il secondo tempo di Castellammare comunque non abbiamo fatto malissimo, siamo riusciti a recuperare una partita e per poco forse potevamo anche provare a vincerla, quindi siamo sulla strada giusta. È chiaro che quando i risultati non arrivano un po' siamo in difficoltà, però direi che riusciremo a venire fuori il prima possibile e speriamo già dalla prossima in trasferta. Anche in casa la difesa non soffre, soffre poco, se si gestisce meglio, siete più corti, più stretti? Ma sai, comunque quando i risultati arrivano in casa, magari poi davanti al nostro pubblico c'è un po' più di entusiasmo, probabilmente cose che forse in trasferta non siamo ancora riusciti a trovare, però direi che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare su questa strada. Cosa pensi del microfono di Rughetti? No comment.